Ma buonasera, miei piccoli geni e miei piccoli stalker. Faccio questo video perché, come al solito, dopo che hai fatto due video in cui spieghi tutto meravigliosamente, devi farne un terzo in cui spieghi meravigliosamente quello che hai detto meravigliosamente nei precedenti due. Ma detto questo, anch'io sono sul sito di Patreon, ma non sono qui per chiedere soldi. Per un'altra cosa di cui parlerò in seguito. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa: io non ho nulla contro l'accattonista. Tutto è partito dal fatto che ha insultato pesantemente chi usa Adblock, perché chiaramente chi usa Adblock e va nel suo canale a guardare i video lo può danneggiare, visto che ci piazza 50 pubblicità ogni 3 secondi. Quindi capite che i suoi insulti erano motivati. Perché per tutto il resto a me sinceramente il suo canale non interessa, anche se se dovessi dare un'opinione sul suo canale potrei dire che non promuove assolutamente nulla di positivo, anzi, visto che arriva gente sotto i miei video a scrivere: ah, ma non dire che deve fare qualcosa di utile perché la vita non ha un valore. Ok, tu ripeti come un pappagallo quello che dice lui. Se la vita non ha un valore, tu non dovresti neanche scrivere, non dovresti neanche esistere, insomma, dovresti già esserti tolto di mezzo da un pezzo, visto che la vita non ha un valore e tu vivi, i tuoi organi vivono, quindi vabbè. E poi, appunto, mi ricollego alla faccenda di Adblock, perché, come potete vedere, il sito di Patreon è abbastanza sobrio, quindi io mi chiedo per quale ragione il nostro amico accattonista, di cui ho oscurato il faccino qui, ha usato non solo Adblock, ma anche Adblock Plus. Cioè, lui ce li ha tutti, quindi praticamente lui può fare quello che gli pare. Fate quello che dico, ma non fate quello che faccio. Quindi quel video di se lo rimuovi, forse fai anche una buona cosa. Ma è proprio... E a livello proprio di YouTube che non mi piace il soggetto, perché personalmente non so chi sia, non l'ho mai conosciuto, e se ho avuto qualche scambio in passato era più che altro sui video che faceva, e quindi c'era uno scambio di pensiero su quello, cosa che non si vede assolutamente nei suoi video, perché lui fa un titolo dicendo no al bullismo e poi vedi la gente che gli dà ragione e basta, non c'è mai un confronto. Anzi, mi pare che nel suo ultimo video abbia letto un commento di una persona che invece la pensa diversamente e si è beccato degli insulti, cioè, vabbè, oltre al fatto che invece al tipo precedente, che ha detto di aver subito bullismo, ha consigliato di andare dalla polizia. Ok, allora mettiamoci d'accordo, la vita non ha un valore, non è un dono, una cosa non esiste, l'altra non esiste, l'altra non c'è, però c'è il valore della giustizia che si vede chiaramente che non esiste, e questo è il suggerimento del cavolo, perché comunque non è andando dalla polizia che si risolvono le cose, altrimenti tutti gli assassini sarebbero in galera, ma lasciamo sempre perdere, perché se dovessimo addentrarci sui contenuti del suo canale staremmo qui veramente fino al 2118. E poi, per quanto mi riguarda, le donazioni, non è soltanto lui discutibile, tante altre persone sono discutibili. È discutibile anche un tizio che seguivo e che ha messo il canale a pagamento, mi sembra 3 euro al mese, per parlare di calcio. Ma veramente, ma che questo qua come è messo? Come è messo? Ma soprattutto chi gli dona? Ma come siete messi? Cioè, chi gli dona? Chi paga? Perché praticamente è un abbonamento questo. Io preferisco andare su YouTube, cercare un film, pagare 3 euro per vedermi un film, ma non per sentire le cavolate che dice uno in 10 minuti, un quarto d'ora. Ma veramente, ma c'è tanta gente che vende fumo su YouTube, tantissima, e tantissimi che gli sta sulle scatole chi usa Adblock. Io uso Adblock, metto la pubblicità nei miei video perché la metto, non sono ipocrita, la metto, ma non me ne frega niente se tu che stai guardando il mio video stai utilizzando Adblock, non me ne frega nulla. È normale che ognuno faccia quello che vuole, perché io non sto offrendo niente che non sia reperibile da qualche altra parte, non offro qualcosa di eccezionale e unico, come può essere appunto un film, una canzone, qualcosa che è stato prodotto, che c'è dietro un lavoraccio, gente che si mette davanti al computer e poi ha anche il coraggio di dire che offre dei contenuti. Ma stiamo veramente scherzando, questi qua sono contenuti, ma io veramente apprezzo chi comunque fa degli sketch, delle cose così, ma non gente che si mette davanti al computer, anche io stessa, cioè
Veramente. Magari una sfilza di 10-20 pubblicità, perché magari il mio video lo vedono 300 persone, aspetta che ne infilo dentro un po' di pubblicità, almeno quei 10 centesimi al mese me li faccio. Ma no, cioè bisogna anche essere un attimino consapevoli di se stessi, di quello che si sa fare, di quello che non si sa fare. Non mi si venga a dire che YouTube è un lavoro, dai, uno che si mette a fare gameplay non è un lavoro, e tanto altro, quindi non nascondiamoci dietro il mignolo, ma proprio il mignolino, quello lì del piede, neanche quello della mano, dai. Va bene, comunque direi che con questo video è tutto. Chiaramente se vedrò altre cavolate, visto che io sono curiosa e mi piace vedere il trash quando ho del tempo da perdere, anche se poco, e quindi se vorrò dire qualcos'altro lo dico. E comunque aspetto le statistiche dell'accattonista, perché lui dice che in realtà i ragazzini lo seguono poco. Ma vabbè, quindi i ragazzini ti seguono poco, e le ripetizioni di matematica chi le fai? Ai quarantenni, ai cinquantenni che vanno a fare le scuole serali? Ma può darsi, a sto punto può essere. Va bene, detto questo io saluto tutti, anche i nostri amici che spiano, e alla prossima.